Buongiorno Giovanni Porro. È passato in realtà un po' di tempo, però ce l'avevo in testa e oggi ho detto dobbiamo assolutamente parlarne. Perché insomma il caso del Esattamente. Carrello Coop, che diventa il Carrello Tesco Mobile, tra l'altro fatto di un'agenzia come BBH, cioè mi viene da dire quasi da un fiore Assolutamente, all'occhiello. anzi, se non so, io formato, VTS, cioè, se vogliono usare il carrello ci fanno, ci lusingano. No, beh, allora, normalmente non è una bella cosa che un competitor, se fosse un reale competitor, usasse il tuo stesso testimonial, tra virgolette. Dal punto di vista del conflitto, in realtà non c'è quello di mercato perché siamo due paesi separati, addirittura un paese extra UE da poco, ma lo è. Due clienti, due brand locali, quindi Tesco non ha mano lunga in altri paesi, tantomeno in Italia, non so di altri in zona. La Coop agisce solo in Italia, quindi diciamo che dal punto di vista del conflitto reale finale al consumatore non dovrebbe succedere niente. Infatti è proprio perché non c'è una competizione diretta che ci viene da parlarne in questi termini. Tu lo sai, insomma, quasi con orgoglio che la creatività italiana è stata copiata, perché diciamo sono veramente uguali dalla creatività Allora, no, americana. è vero Monica, adesso, già copiata è obiezione vostro onore, direbbe l'avvocato della BBA, dice, copiata potrebbe succedere, e come succede spesso, che lavorando su una categoria così circoscritta, tra virgolette, le cose che rappresentano la grande distribuzione non è che sono tante. Come è venuto in mente a noi di usare Certo. il carrello della spesa, può darsi, infatti non è nemmeno. Ogni tanto viene fuori nelle basi, uno va veramente a esplorare a livello mondiale. Il carrello è usato quella, è usato in tutti i siti di e-commerce, non so come dire, viene animato, viene mosso, quindi non bisogna essere dei geni. Avere l'idea di farlo muovere come un essere umano e fargli fare delle cose strategicamente compatibili col posizionamento del brand, lì è un'idea. E quello che hanno usato loro è l'utilizzo più o meno lo stesso. Ora, non penso proprio che un'agenzia come BH abbia bisogno di andare a copiarsi le cose in giro per il mondo, perché insomma, ha dato prova di grandissima qualità creativa, inutile che stiamo qui a discuterne. Può essere una coincidenza, nel migliore dei casi, può essere che, siccome il web è un grande calderone dove si vede una cosa oggi, e si dice, vabbè, questa qui è una roba interessante, l'hanno già fatta loro. Poi ti rilassi 4 mesi e ti viene in mente, entra dalla soffitta e esce dalla cantina del cervello. Ci è successo a tutti tantissime volte. Non essendo poi un competitor in UK, e quindi ogni sera non è che vedi il carrello in televisione della Coop, magari a un certo punto qualcuno decide di usarlo. Se poi si sono ispirati, come dicevi tu, Onore al ci fa. merito. Ma Onore a noi, alla Coop gente. l'ha visto? Cioè, ne avete parlato per No, caso? E come sì, ha questo è reagito? Ecco, tradizionale. com'è per un'azienda vedere, anche se appunto non tocca il business, perché diciamo non ha influenza sul business, ovviamente, però insomma. Allora, distinto, non so, come se tu andassi a una serata e vedi una vestita a matrimonio, vedi una vestita esattamente come te. Diciamo che immagino adesso, questo è un luogo comune, lo uso, scusami. In senso ironico, istintivamente non fa piacere. Poi se hai lo stesso vestito di Charlize Theron, Ha no? ragione. Non è niente da invidiare Charlize Theron, però se si veste Charlize Theron con il tuo stesso vestito, dici, vabbè, insomma, no? Un po' ci Poteva sta. andare Magari peggio, diciamo. qualcuno ti confonde con lei e ti va bene. O confondono lei con te. No, per gli scherzi, il cliente ovviamente istintivamente, prima di sapere il cosa, il come e il perché, non fa mai piacere. Poi, approfondendo la situazione, ci si è resi conto che la distanza, appunto, di nuovo tra mercato, l'effetto finale, insomma, in qualche modo di un utilizzo simile, no? Non ha ripercussioni, non è che confonde un consumatore. Uno in Inghilterra si fa gli affari suoi, i nostri sono qui, oltretutto una catena locale, anche molto la nostra, quindi Giovanni, alla tra l'altro, fine. insomma, questo era anche un espediente per fare due chiacchiere con te, capire come sta No, andando, un po' il tuo polso del sì, certo. mercato.
Anche della creatività, se ancora, cioè se sta, sembra che stia tornando un valore, no? Con tante anche agenzie, diciamo, diverse che si appropriano un po' del contesto perché è necessario su più livelli e in tutti i fronti. Certo. Ma va e viene questa esigenza, insomma, è un'onda, no? Nei periodi in cui di emergenza, un po' come questo, no? Economica, finanziaria, in tutti i sensi, i clienti non se la passano bene, i costi che aumenteranno, già il 2023 sarà, le previsioni non sono buone, dei costi di produzione, chi produce, l'industria. I beni di consumo avrà a che fare con degli aumenti incredibili, energetici, corrente elettrica, materie prime. In più, tutto questo poi ricadrà sulle spalle dei consumatori se non viene fatto qualcosa, viene assorbito questo shock che ci aspetta. Insomma, la situazione non... E quindi, in generale, penso che tutti i clienti, di non dire una fesseria, che tutti i clienti chiedono in questo momento, insomma, un po' di senso pratico e di comunicazione mirata alla competizione, dove anche il prezzo delle cose è importante. Questo qui, diciamo, che abbassa l'approccio creativo, culturale, creativo alle idee e si va su un po' più sulla sostanza. E poi di solito, in seguito a questi periodi in cui tutti fanno la guerra, no, dei prezzi, allora si sente l'esigenza di, facendo tutto, Rialzare. di staccarsi, differenziarsi raccontando dei valori. Quindi è un gioco delle parti Ma guarda, che... vengo proprio, cioè c'è stato proprio venerdì la presentazione di Bright House di Boston Consulting, che è una società loro partecipata, che si occupa proprio di purpose, di consulenza sulla purpose, no? E parlavano di quanto, nonostante il periodo, anzi, sia ancora più importante interrogarsi del perché le aziende esistono, quindi andare fondamentali ad avere un ruolo nella società. Verso l'esterno, ma anche verso l'interno per attrarre talenti, no? Quindi è un po' quello che dicevi tu. Nei momenti forse Certo. più drammatici c'è anche bisogno di ripensare e di ripensare alto. Assolutamente d'accordo. Contemporaneamente, l'altra settimana c'è stata la presentazione del rapporto COP, quello annuale classico, molto importante, al centro svizzero qui a Milano. Erano presenti le più importanti testate anche di finanziarie, insomma, di giornalisti che si occupano degli aspetti economici e finanziari. C'è stato un confronto, insomma, sulle cifre, i numeri e la realtà che, insomma, qualche volta sta emergendo, da un rapporto molto dettagliato con un'analisi del consumatore e di quel che in qualche modo potrebbe succedere. Beh, la cosa, cioè, sarebbe da ripassarselo per bene, perché è un ritratto estremamente interessante dell'Italia attuale e di ciò che probabilmente ci aspetta. Ma in tutto questo periodo di emergenza, che non è assolutamente positivo, la guerra, la crisi, le elezioni che daranno un'overdose di incertezza, in qualche modo, comunque la si pensi, abbiamo davanti più punti di domanda che punti esclamativi. E comunque il consumatore continua a tenere sopra tutte le emergenze e urgenze, quella climatica, barra ambientale, e siamo sotto i missili, sotto la guerra, sotto elezioni, sotto certe incertezze, dice lunga, insomma, la società sta maturando in qualche modo, e questo ovviamente porta, influisce nella comunicazione, l'approccio aziendale, sia al business che alla comunicazione, quindi le agenzie, a non perdere di vista degli aspetti valoriali, no? Che riguardano l'azienda per cui sta lavorando, di quanto questo, di cosa può fare verso questo tipo di emergenza. Ovviamente chiedono anche di poter fare la spesa, di poter continuare ad avere, insomma, un livello di benessere accettabile, ma soprattutto senza buttare via, scordarsi che abbiamo una grande astronave di cui prenderci cura e non va dimenticata, che verrebbe, insomma, in un momento del genere, sai, è un momento in cui l'energia per accendere la luce andrebbe presa ovunque, facciamo anche il nucleare, bruciamo qualsiasi cosa, pur come durante la guerra che si bruciavano i mobili per Certo. riscaldarsi. È vero che è un'esigenza, però pare che la consapevolezza in generale sia
non barattare completamente questo aspetto. Guardiamo anche strategico, non solo il tattico, esatto, per coprire la necessità. E questo vuol dire che è un argomento di cui bisogna continuare a occuparsi. Giovanni, nel salutarti quindi, ecco, dici se stai lavorando magari a delle campagne, magari delle campagne che abbiano avuto un ampio respiro, nel senso non tattiche di prodotto e di prezzo, ma di valore. Coop continua a tenere la barra diretta verso il suo posizionamento, quindi i temi valoriali legati comunque alla produzione, alla vendita dei prodotti di consumo hanno sempre queste ripercussioni sia sui lavoratori che l'ambiente, e continuiamo ad avere insomma dei brief di questo genere da combinare in questo momento con il lancio dei prodotti e con l'aspetto ovviamente economico che questa crisi in qualche modo ha un po' acuito. Quindi è trovare il giusto bilanciamento tra ciò che è bene per il portafoglio delle persone e ciò che è bene per il futuro del pianeta che ci deve ospitare. È un gioco di equilibri cui qua continua a tenere dritta. Stiamo lavorando su entrambi i fronti, stiamo lavorando anche su alcuni new business, vediamo se oltre Coop, che comunque è la nostra priorità, siamo nati per quello, abbiamo deciso di insomma aprirci a eventuali altre possibilità, purché abbiano, e questa è la cosa importante, abbiano dei valori o un indirizzo che sia compatibile anche con la nostra visione del mondo. Non lavoreremo per chiunque, ma questo sembrerà un po' presuntuoso, ma in realtà è semplicemente si lavora molto meglio se si ha una visione comune del mondo con un brand, si lavora più onestamente e viene anche più voglia di prendersene cura. Quindi clienti che siamo felici insomma di accogliere, clienti di cui condividiamo la visione della vita un po' più larga e non solo del business. Ecco, quindi abbiamo dei clienti in questo momento che ci chiedono questo e stiamo trafficando creativamente in tutti i sensi.